Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca e benvenuti alla TG Nord. Apriamo questa edizione spostandoci in Veneto, dove si è svolta la giunta del Consiglio regionale. Sentiamo allora questa intervista del nostro inviato Marco Bressanelli direttamente al governatore veneto Luca Zaia. Eccolo. Perché noi oggi siamo a discutere di un referendum semplicemente perché ha sempre mancato il negoziato con Roma. Roma non ci ha mai ascoltato. Non sarà mica un caso che noi paghiamo 18 miliardi di tasse all'anno. Siamo una delle 5 regioni con residuo fiscale attivo e non arrivano risposte. Cioè, oggi ho firmato la lettera per il Policlinico Universitario di Padova, la lettera di richiesta di 650 milioni di finanziamento al Ministro Lorenzin e mi rendo conto che nel momento in cui tu la firmi pensi ai tuoi 18 miliardi di euro che versi tutti gli anni e dici ma chissà, magari avranno fatto qualche ospedale in giro per l'Italia, potranno metterci il nome di San Marco, della Repubblica Veneta. Poi la verità è che tu vedi che vanno a finire in forestali, in porcherie e robe che non c'entrano nulla con la buona e virtuosa amministrazione. Clinico di Padova ha scritto al ministro Lorenzin chiedendo cosa? Beh, chiedendo di inserire il nuovo Policlinico Universitario nella lista dei progetti da finanziare, progetti strategici nazionali da finanziare a livello nazionale. Sono 650 milioni di euro che noi vorremmo appunto vedere finanziati, visto e considerato che paghiamo 18 miliardi di tasse all'anno come veneti, se ne vanno a Roma e non ci risulta che le stiano investendo proprio bene. Almeno facciano un atto di clemenza e ce ne restituiscano 650 milioni dei 18 miliardi che versiamo. Per quanto riguarda la fase progettuale, ha detto ci sono tante vie, è presto ancora per decidere qual è quella corretta. Guardi, in queste ore stiamo trasferendo tutto il plico al dottor Dario, che di fatto come azienda ospedaliera è la stazione appaltante. Poi sarà lui a mettere in fila tutte le carte, a valutare tutte le opportunità. Io dico solo che l'amministrazione regionale sceglierà l'opzione più vantaggiosa. Qual è l'opzione più vantaggiosa? Nel momento in cui andremo a scegliere sappiamo qual è. Perché con i tassi di 5 anni fa l'opzione più vantaggiosa magari era fare un progetto di finanza puro. E fino a poco tempo fa magari una soluzione mista, progetto di finanza e fondi propri, poteva essere una grande soluzione. Magari fra 6 mesi, un anno, quando andremo a decidere, le proiezioni ci dicono che magari ci sarà una terza via. Non glielo so dire però in questo momento. Tornando a quella cena ha detto manca solo il menù. Beh sì, tutte le cene hanno un menù. Ci manca il menù, tutti noi siamo curiosi di capire quante portate c'erano. Tanti omissis. Ma questa è una partita che al di là, tornando al serio non lo so, nel senso che mi risulta che ci siano tante parti segretate, perché è difficile fare commenti. Noi andiamo avanti per la nostra strada comunque. Oggi è giornata importante in Consiglio regionale, cambiando argomento, si tratta questo tema dell'indipendenza che sta a cuore o starà a cuore una parte di Veneti, insomma si decide se farli votare oppure no. Ma direi che il passaggio fondamentale non è dire tu sei a favore di votare per il sì o per il no. Oggi si dice sei a favore del fatto che i veneti siano ascoltati. Magari i veneti, la maggioranza dei veneti magari dirà no, non sono a favore dell'indipendenza poi. Quindi oggi è semplicemente la richiesta di poter capire se è giusto e lecito mandare avanti questa partita. Per me sì, per me dare modo ai veneti di esprimersi è un fatto di civiltà, di democrazia e di rispetto delle idee di tutti. E guardate, sono dei paesi, penso alla Svizzera, nella quale quasi tutte le settimane, lo dico così un po' stressando il concetto, si fanno referendum per audire in continuazione i cittadini. Da noi invece facciamo i consigli regionali a più riprese per capire se dobbiamo sentire i cittadini oppure no. Rousseau è sempre stato chiaro nel contratto sociale. Noi siamo delegati dei cittadini a rappresentarli. Il fatto di sentirli su un tema così strategico non vuol dire mettere il carro davanti ai buoi, vuol dire semplicemente ascoltare i cittadini. I suoi assessori hanno detto non parteciperemo, cosa ne pensi? Ma va nella direzione della libertà di pensiero, nel senso che qui non si impone una scheda referendaria e l'obbligo di votarla, si pone una questione sul fatto che sia lecito e se lo è e se è democratico sentire i cittadini è altrettanto vero che abbiamo l'obbligo di farlo. Se non è democratico non lo dovremmo fare, ma siccome a me non risulta che ascoltare un cittadino che possa esprimere la propria opinione rispetto a autonomia o indipendenza come in questo caso o altri temi, potremmo anche approfittare di un referendum come questo per sentirli anche su altri temi magari.